Radio Night TV. Radio Night, la radio ufficiale della Cireale Calcio. Amici sportivi, più cordiale buon pomeriggio dal Franco Scoglio di Messina, da Francesco Costanzo in campo Messina e a Cireale per questa sfida della quinta giornata della Serie D, girone I. A Cireale di mister Carlo Breve, che è intenzionata ad allungare la striscia positiva di risultati. Di contro va un Messina nato dall'ex Pietro Infantino, ancora alla ricerca della propria identità. In questo momento inizia il match. Quindi Savonarola, c'è lo spazio per affondare. Vediamo la ripartenza della Cireale con Savonarola, il capitano Granata. C'è il movimento da parte di Mattia Leotta, quindi Benomonte che viene incontro. È lui, per lui il pallone, buon gioco di gambe del giovane calciatore Granata. Apre intelligentemente sul settore di destra per la buona finta di Mattia Leotta, che entra in aria. Il traversone, incredibile, ancora il Messina si salva. E c'è fuori gioco, fischiata la Cireale, non so a chi. Poi l'apertura di giù, attenzione, Savonarola, il tiro sopra la traversa. Anche se la segnalazione dell'assistente era un po' farlocca a mio avviso. Il gioco era proseguito con l'assistente che aveva alzato per un primo momento la bandierina, poi l'ha messo giù. Profondità per Savonarola, la sponda di destra per Peppe Madonia, il controllo, palla dentro ancora per il capitano, lo scambio è buono, bello Montenare, Madonia ancora le finte, si appoggia dietro, il tiro sopra la traversa, ancora la Cireale che va alla conclusione mettendo i brividi alla retroguardia bianco scudata. Ancora Messina con Arcidiacono dietro il pallone, cerca di cambiare gioco adesso Versante. Si sbaglia l'intervento da lotta, attenzione alla insidia del Messina, settore sinistro Arcidiacono, la palla al lato da buona posizione, giusta occasione per il Messina al minuto 32 e risponde alle tante occasioni da gol della Cireale anche il Messina con Arcidiacono. Biondi sul versante di destra cerca lo spazio per andare al traversone, entra in aria Biondi, il dribbling finisce a terra e c'è calcio di rigore per il Messina. Quinto minuto, manco toccato in aria, questo è un rigore abbastanza generoso a mio avviso per il Messina, appena arrivato in aria toccato, si è lasciato cadere Kevin Biondi, calcio di rigore. E questa è la presa di posizione del direttore di gara. Quinto minuto, episodio che può svoltare la partita, indubbiamente. Calcio di rigore per il Messina. Arcidiacono contro Cristian Biondi. Calcio di rigore per il Messina. Arriva il fisco arbitrale, Barci Diagono, il tiro e la palla fuori! Sciupa tutto il Messina dagli 11 metri con l'esperto Pietro Arcidiacono, che non si capacita sull'errore dal dischetto e manda gli ortiche, una grossissima chance per la squadra e ci va bene. Anche se la decisione del direttore di gara a me comunque è passata abbastanza generosa. Con Tramonte a riaprire il pallone, ancora Leotta, va il tiro Leotta e si riesce a respingere con i piedi Meo, Cireale ancora una volta insidioso vicino alla marcatura al minuto 14 di questo secondo tempo.
calcio punizione già battuto, attenzione, palla in aria recuperata poi da Peppe Madonia sopra l'avversario, il traversone insidioso dal secondo palo arriva a supporto Savanarola, il traversone Manfellotti, la rete, il gol della Cipriale, Sasa Manfellotti la mette dentro al 23esimo, il vantaggio della Cipriale. Sasa Manfellotti, Messina 0 a Cipriale 1, la firma di Salvatore Manfellotti per il vantaggio della compagine granata. Calcio d'angolo per la compagine granata sul settore destra, Madonia, il traversone, il tiro, la recupera e poi dentro il gol della Cipriale, il raddoppio di Fabio Campanaro, 2-0 per la Cipriale, che poi va idealmente a festeggiare sotto la tribunetta dove potenzialmente ci potevano essere i tifosi accesi. Campanaro raddoppia per la Cipriale e mette decisamente in discesa la partita. La Cipriale con Madonia, dentro il pallone buono per Manfellotti, posizione regolare, Manfellotti è solo davanti a porta di Manfellotti, arriva il 3-0, terzo gol della Cipriale, ancora in rete la compagine granata al 33esimo, doppietta personale per Sasa Manfellotti, 3-0 per la Cipriale. Palla persa, fischietto in bocca e gol del Franco Scoglio, la Cipriale sbanca qui il Franco Scoglio con il punteggio di 3-0 con un risultato roboante grazie alla doppietta di Manfellotti intermezzata dal gol di Campanaro. Siamo il presidente della Cipriale e il direttore Vagone, sicuramente una gioia immensa. Sì, siamo soddisfatti, felici, un risultato importante perché come è venuto, l'abbiamo conquistato sul campo e un grazie ai ragazzi e al mister che veramente ha fatto una gran bella partita, un'organizzazione di gioco perfetta e l'abbiamo meritato sul campo, ringrazio la società del Messina per l'ospitalità e noi ovviamente capite bene che abbiamo un terzo del budget che è Messina. Perché noi puntiamo alla salvezza e questo resta il nostro obiettivo primario, pensiamo alla società, pensiamo a fare bene e con umiltà, con l'impegno e l'emozione che mettiamo durante le partite. Ringraziamo veramente di cuore la squadra e soprattutto questa vittoria la dedichiamo ai tifosi che sono rimasti ad Acireale. Perché so che ci aspetteranno sicuramente. Ci aspetteranno perché col cuore oggi erano qui con noi. Grazie veramente di cuore. Direttore, non era facile venire a imporsi al Franco Scoglio? No, assolutamente, l'avevamo detto domenica passata, non pensavamo assolutamente di fare questo risultato, però dall'inizio abbiamo visto che la CA ha giocato una partita con grande caparbietà al cospetto di questo squadrone, ma abbiamo veramente ribattuto colpo su colpo, anzi devo dire che la Cipriale quasi quasi nel primo tempo pensavamo che potesse passare in vantaggio e poi invece abbiamo fatto veramente una grande partita, abbiamo segnato 3 gol, in effetti dico il risultato ci sta tutto, grazie al mister, grazie ai ragazzi, sappiamo che ci aspettano la tifoseria da Cipriale che vogliono accogliere la squadra, siamo emozionati perché noi siamo i primi tifosi della Cipriale, così insieme a tutta la gente che tifa veramente con cuore per questa squadra. Il primo obiettivo, insomma, la salvezza sicuramente. La salvezza è quella che abbiamo programmato. Io vorrei ringraziare in questo giorno per noi importante il nostro direttore generale che ha allestito insieme al direttore dell'area tecnica Pasquale Leonardo un organico di persone per bene, umile e soprattutto che in campo mette il cuore. Noi abbiamo bisogno di questa gente, siamo tutti volontari, siamo tutti prestati a questo ruolo perché abbiamo voluto e vogliamo salvare il calcio della Cipriale, lo vogliamo fare con le possibilità che abbiamo, con l'umiltà che contraddistingue le nostre persone e soprattutto con la forza e le caratteristiche della nostra tifoseria. No, anche se io avevo detto che sarebbe stata una partita che si sarebbe giocata a viso aperto da parte di entrambe le squadre, così è stato in buona sostanza, poi abbiamo avuto più costanza noi nell'attaccare e nel trovare il gol. Avete caricato prima del match la squadra? Ecco. Ma caricato, la squadra sta bene, la squadra lavora bene, è già carica di per sé.
Senti, parliamo poc'anzi col presidente, restiamo con i piedi per terra, ecco, primo obiettivo sicuramente la salvezza. Come sempre, sì, continuiamo a volare basso e poi pian piano quello che viene ci prendiamo. Come avete studiato questo match? Perché venire a imporsi sicuramente non è semplice, ma soprattutto 3-0. Abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo studiato bene l'avversario, sapevamo benissimo quello che loro facevano e quindi alla fine tutto è riuscito perfettamente, quasi perfettamente. Ancora una volta con un terreno di gioco diciamo adeguato, la Cireale ha dimostrato di saper giocare a calcio. Sì, sì. Noi come detto più volte siamo una squadra che ha buone qualità tecniche, che gioca anche, sa giocare anche in velocità e quindi quando c'è un campo che ci permette di fare questo gioco ce la facciamo. Purtroppo il Tupparello non ce lo consente adesso, speriamo che succeda qualcosa di qui a poco. Allora mister, sicuramente felicissimo, forse alla vigilia nessuno si aspettava questo risultato. No, io sì, no, questo risultato no, è chiaro, però che siamo venuti qua con la convinzione di poter vincere, sicuramente che l'abbiamo preparata nella maniera giusta, abbiamo avuto coraggio, abbiamo avuto determinazione, siamo stati spumeggianti e è un pizzico di fortuna perché magari sul rigore loro può cambiare la partita, ma non sarebbe cambiato la mia visione della partita, che ha visto una Cireale veramente in grande spolvero e che ha meritato e cercato questa vittoria. Soffermandoci proprio sul calcio di rigore, abbiamo avuto modo di vederlo completamente inesistente. Sì, ma dobbiamo noi stare attenti perché il calcio di rigore è frutto di 7-8 minuti di break mentale, però ci siamo un attimino fermati. E l'avevo detto nello spogliatoio dal primo e secondo tempo che non ci dovevamo guardare allo specchio e dovevamo dire di essere belli, perché il Messina è una grandissima squadra, grandissime individualità e ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. Così è stato, però la sorte ha voluto che insomma Arcidiacono sbagliasse il rigore e poi siamo usciti fuori noi. Ancora una volta con un terreno di gioco adeguato, ecco, rispetto al Tupparello, la Cireale insomma ha dimostrato di saper giocare a calcio anche bene. Vediamo se ora dobbiamo chiedere di giocare fuori casa le partite in casa, perché è veramente inammissibile che sul nostro terreno non si può giocare a calcio e la squadra veramente fa fatica e patisce le condizioni pietose di questo terreno, quindi che si diano una mossa, ma ormai lo dico ogni settimana e non succede mai nulla, è così. Ancora una volta Manfrellotti decisivo, questa volta è partito dalla panchina con una scelta di Carlo Bre, perché non farlo partire sempre così se poi deve far gol? No, ogni partita ha la sua storia e oggi ho deciso all'ultimo perché volevo vedere le condizioni del campo. Se ci fosse stato il campo più pesante sarebbe partito dall'inizio Sasà per le sue caratteristiche, invece ho preferito col campo asciutto partire con giocatori con caratteristiche diverse, però sapevo che nell'ultima mezz'ora poteva essere devastante sia Sasà che Mattia Manfre. E così è stato. Qual è la Matteo gioia più bella, ecco, la gioia più bella di quest'oggi? La cosa più bella è quella di aver coronato il nostro lavoro di questi 2 mesi e mezzo, il lavoro del direttore Leonardo, che è un ex, gli dedichiamo questa vittoria, il lavoro di tutto lo staff e di questo gruppo che mi segue alla lettera, e i ragazzi si buttano sul fuoco per lo staff e per la città, hanno incarnato lo spirito Granata. Adesso ad attendervi, ecco, una grande festa già è stata annunciata, ecco, sui social. Sì, ma dobbiamo goderci questa giornata e da domani si pensa subito alla San Gandaldese, che è una grandissima squadra. È chiaro che ci godiamo questo momento perché ce lo meritiamo tutti. Grazie ai tifosi di Acireale che sono impagabili e sono sicuro che ci stanno aspettando, però dobbiamo poi calarci subito e pensare subito alla San Gandaldese. Oggi una doppietta, sei entrato nel secondo tempo, ma insomma questo conta poco. No, sì, abbiamo fatto una grande gara cominciando dai primi minuti, abbiamo fatto un primo tempo straordinario, penso che meritavamo anche il vantaggio, poi siamo stati fortunati sul rigore che loro hanno sbagliato, però non abbiamo mollato. Poi giusto quando vieni chiamato in causa devi dare sempre il massimo. E questo l'ho fatto ringraziando al Signore sempre. Quanto è importante dal punto di vista mentale questa vittoria? No, dal punto di vista mentale è importantissima, perché abbiamo perso i punti in casa, che potevamo fare 3 punti e ce ne siamo trovati uno, e adesso
quello che ce ne siamo presi tre, però ce li siamo meritati e penso che dobbiamo dare ancora di più per arrivare subito ai nostri obiettivi, che è la salvezza, e poi quello che viene ce lo prendiamo sempre. Senti, a chi dedichi questa vittoria? La dedico alle persone che mi sono vicino, che credono in me, la mia famiglia, la mia fidanzata e tutto il resto, e la squadra specialmente, ai tifosi. La prestazione del Messina oggi è stata francamente deludente. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo. Io credo fino al rigore. La squadra si è espressa in un certo modo, sicuramente abbiamo trovato, lo sapevamo, una squadra, la Cireale si ricombattava velocemente e non ci creava lo spazio tra le due linee dove Arcidiacono e Petrilli potevano giocare, però abbiamo avuto tante occasioni. Io credo che gli episodi ci hanno condannato, credo che il rigore, l'espulsione, in quei 5-6 minuti c'è tutta la storia della partita, però credo che i ragazzi hanno cercato di giocare sempre palla a terra, anche se non era facile. Però non credo che la squadra si sia espressa male, però poi la gente guarda il risultato e in questo momento siamo colpevoli di una classifica e soprattutto dei numeri che fanno impressione in negativo. Una sconfitta che però rischia di pesare nel rapporto tra il Messina e Infantino. Sicuramente sì, credo che io sono qui, ci metto la faccia, lavoro tutti i giorni con grande serietà, però c'è una società che fa delle valutazioni, io sono a disposizione in Messina, per il bene in Messina io posso anche accettare delle decisioni che non condivido, perché credo che Infantino ha lavorato tutti i giorni con grande serietà, applicazione. Per stare tutto assieme mi sono spostato a San Filippo, dove dormo tutti i giorni, sto 24 ore al giorno al San Filippo per portare più in alto possibile il Messina. Non ci riesco, per il bene del Messina il Presidente farà le sue valutazioni, ma io accetto tutte le decisioni, però non li condivido se c'è una scelta diversa. È ammirabile sicuramente nei suoi sforzi. Allora, secondo lei cos'è che non va? Perché questa formazione non riesce a diventare squadra al 100% come vorrebbe lei, come vorrebbero tutti? Ma io non credo che non sia più una squadra. Io credo che ci sia una squadra che ha fatto una buona partita. Credo che ci sono delle trame importanti. Sicuramente sotto porta ci aspettavamo qualcosina in più. Una squadra che propone, poi magari la Cireale è stata brava a trovarci un po' aperti e lì il risultato è stato molto pesante per la storia, per tutto il gruppo. È un risultato che ci pesa addosso, è un macigno, però io sono qua. Qualsiasi cosa succede, vediamo. L'importante è essere sempre con la coscienza a posto. Radio Night TV.